A titolo personale mi spiace rubare la scena ai miei giocatori in questo momento, però proprio a titolo personalissimo ringrazio il pubblico di Avellino, a parte che entrare in questo palazzo sapevo che mi avrebbe fatto rivivere un'emozione fortissima e ringrazio il pubblico di Avellino per quel indimenticabile per me chiaramente maggio del 2008 e per il tributo che questo splendido pubblico nei confronti di un giocatore che era arrivato alla fine della sua carriera fu esemplare. E oggi, a distanza di purtroppo tanti anni, sono stati altrettanto affettuosi nei miei confronti e questo mi fa enorme piacere. Come mi fa enorme piacere, ve lo racconto, ogni volta che io incontro un avellinese in giro per il mondo, a Formentera, piuttosto che da qualche altra parte, è sempre molto orgoglioso di quello che avevate fatto per me e lo condividiamo e sono sempre molto felice di condividere un momento che è stato bello per me, ma dove voi avellinesi avete dato un segnale di fair play e di sportività elevatissimo. Scusatemi e mi scuso con i miei ragazzi per avergli rubato la scena. E mi dispiace di essere uscito salutando il pubblico, non voleva essere una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno, ma penso che tutti quanti questa volta l'abbiano capito abbondantemente. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo vissuto una settimana un po' travagliata, infortuni, influenze, chiaramente poi venivamo da una sconfitta che ci aveva condizionato psicologicamente molto, come quella di Pistoia in casa, dove avevamo giocato una partita un po' sottotono. Oggi abbiamo, secondo me, dato una risposta soprattutto a noi stessi di quello che possiamo fare, anche se chiaramente l'incostanza che ci accompagna deve essere il primo nemico che andremo a combattere già da domenica prossima. Dispiace perché se avessimo vinto con Pistoia oggi saremmo qui a festeggiare le Final Eight. E riallacciandomi al discorso che vi facevo prima, sono veramente dispiaciuto per il pubblico di Avellino. Avete perso questa partita. Sono dispiaciuto per Frank, sapete benissimo tutti quanti che il suo passato a Varese ha lasciato un segno indelebilmente bello. Mi dispiace per Frank e non penso che abbia bisogno lui e non abbiate bisogno nemmeno voi. Però i risultati di oggi la dicono lunga. Questo campionato è un campionato strano. Roma va a vincere a Cantù, Capo d'Orlando vince facilmente in casa con Venezia. I risultati strani, o comunque che non ti aspetti, ogni domenica te li ritrovi sempre. Quindi faccio di nuovo enormemente i complimenti ai miei ragazzi e sono contento per il Cavalier Cimberio, per tutti quelli che sostanzialmente fanno parte del nostro consorzio, che so che soffrono quando perdiamo e so altrettanto bene di quanto saranno felici dopo questa partita, che a noi, soprattutto per il morale, per passare qualche 2 settimane un po' più serenamente ci serviva. Domande?